opera di importanza storica. In cosa consistono la finanza di progetto e il partenariato pubblico-privato? La finanza di progetto consiste in dei contratti nella quale viene affidato al privato la gestione e la costruzione di un'opera pubblica. Questo vale in special modo per gli ospedali in questo momento quanto per le autostrade. La cosa interessante è che queste opere non verrebbero fatte se queste aziende private non avessero la possibilità di usufruire di crediti d'imposta su IRE e su IRAP e su delle clausole di salvaguardia. Non c'è il rischio di incrementare un giro di affari tra politica e imprenditoria? È la nostra grandissima paura, è un timore che non vi sia un rischio di impresa per la società privata, vi sia una collusione nei confronti del politico di turno e che vi sia un danno erariale nei confronti, soprattutto, io lo ripeterò continuamente, delle nuove generazioni, con un possibile debito pubblico in aumento di 300 miliardi di euro. Recentemente il Consiglio della Presidenza dei Ministri ha svolto un'indagine, un rapporto sulla spesa pubblica. Quanto questo meccanismo influisce sulla spesa pubblica? Sono 50 anni che viviamo di questi rapporti e in questi 50 anni abbiamo raggiunto 2.000 miliardi di debito pubblico. La nostra grandissima paura è che in realtà il debito non venga contabilizzato all'interno di queste società e ci possiamo trovare ancora, e lo ripeterò sempre, con 300 miliardi di euro in più sulle spalle delle nuove generazioni. Cosa propone per impedire che tutto ciò gravi quindi sul debito pubblico e sulle generazioni future? Il Movimento 5 Stelle propone un bisturi. Noi proponiamo un progetto di legge, l'Atto Camera 1181, nella quale andiamo a lavorare sulle precedenti legislazioni del partenariato pubblico-privato, andando a operare appunto con un bisturi, togliendo tutte quelle situazioni particolari che impedivano in questo momento che veramente il pubblico potesse controllare con trasparenza, ripeto con trasparenza, queste opere pubbliche costruite in project financing. Chi crede e combatte per questa proposta di legge? Questa proposta di legge nasce dal territorio come sempre e dalla rete. Io devo ringraziare per questo motivo l'aiuto importantissimo dei gruppi locali del Movimento 5 Stelle, delle Marche, del Veneto e l'aiuto fondamentale e indispensabile dell'ingegnere Ivan Cicconi, una delle massime esperte del project financing in questo paese. Una grande...